grande risultato per questo carnevale da favola, grande partecipazione di tutta la cittadinanza. Abbiamo raggiunto il nostro obiettivo, l'inclusione. Ringrazio il sindaco Nicola Cristaldi, ringrazio tutta l'amministrazione comunale e ringrazio Francesco Foggi per averci permesso di realizzare questo nostro piccolo grande sogno. Grazie. Ciao a tutti, grazie dell'invito, è un onore sicuramente essere qui da voi, anche perché diciamo che la causa mi appartiene un po', in quanto ho una disabilità in casa, è importante con mia figlia, e quindi sarebbe stato il minimo essere qui. Sono in compagnia della splendida presenza di Marica Miciaci, speriamo di fare del nostro meglio per la causa. Grazie ancora per l'invito e buon ascolto. Per questa bellissima manifestazione, che è un carnevale da favola, voluta fortemente anche da Francesco Foggia e penso da tutta l'amministrazione che ha appoggiato questo progetto, siamo felicissimi di ritornare qui a Mazara. Io ho un trascorso anche perché ho fatto il militare qua, ci tengo. Possiamo dire, scusate, gioca in casa per questo senso. Mazara la sento anche un po' mia, perché sono stato 14 mesi, ho avuto modo di conoscere tantissime persone e apprezzare la bellezza di Mazara. Fra poco ci esibiremo, faremo una mezz'oretta con le canzoni siciliane, e quindi vogliamo portare un messaggio di speranza, di sorrisi un po' a tutta la gente, e dire di tenere forte. Voglio dire solo una cosa, siamo i Calandra e Calandra, visto che non ti sei presentato comunque. No, ma non serve, la gente lo scoprirà solo vivendo, quindi adesso vi salutiamo perché fra poco tocca a noi. Grazie e seguiteci sui nostri canali social, a presto. Ciao. Questa sera si è data nuovamente la dimostrazione di quanta allegria c'è nei cuori di ogni bambino. L'amministrazione Cristaldi ha avuto piena sensibilità sempre per il sociale. Volevo ringraziare tutte le scuole che hanno collaborato alla riuscita di queste sfilate e anche soprattutto anche le varie associazioni, di un grande lavoro che c'è stato dietro per organizzare questo bellissimo carnevale. Un carnevale all'insegna proprio del divertimento, far divertire i ragazzi, e proprio era questa la nostra intenzione. C'è stata sicuramente una bella sinergia con tutte le scuole, con tutte le varie associazioni, e il messaggio di questa sera proprio è stato confermato: dare piena libertà alle persone di mettersi in gioco. L'amministrazione Cristaldi ha veramente sempre una piena attenzione su quello che è il sociale, quindi ringrazio tutti di vero cuore, grazie. Un bilancio positivo per quanto riguarda questa bellissima iniziativa, questa idea geniale del carnevale da favola. Ho detto che ha avuto un grande successo, ma perché a trionfare sono stati quei veri valori umani. Abbiamo visto i ragazzi che sono stati partecipi di un carnevale importante, spesso magari sono abbandonati a casa, invece non li abbiamo integrati. Non abbiamo la presunzione di essere veramente migliore, non abbiamo la presunzione di essere più bello, ma una cosa è certa: le nostre coscienze questa sera possono dire di aver fatto qualcosa di importante. Abbiamo lavorato con il cuore, con passione. Ringrazio il sindaco onorevole Nicola Cristaldi per aver sposato questo importante progetto della situazione di Benvento Uniti, che ha avuto veramente una bellissima iniziativa che deve essere un punto di partenza, questo non è un punto di arrivo. Ringrazio l'assessore Spagnolo per la sua presenza, ringrazio tutte le associazioni che comunque hanno aderito a questo importante progetto, compreso le scuole di ballo e anche le scuole in genere. Questo è stato il carnevale di tutti, il carnevale dell'inclusione, dell'inclusione sociale, ma della forte aggregazione. Questo noi ci abbiamo messo la faccia, sicuramente ci saranno persone magari ci criticheranno, ma non c'è problema, quando una persona fa può anche sbagliare, e se abbiamo sbagliato chiediamo scusa, ma noi sicuramente il prossimo anno saremo qui a lavorare nell'interesse di rendere ancora speciale queste bellissime giornate. In più devo ringraziare i Calandra e Calandra che stasera si sono esibiti, ringrazio Maurizio Indelicato, ringrazio anche Cangelosi che hanno sicuramente deliziato tutta la platea. Piazza della Repubblica è stracolma, piena di gente, vuol dire che Mazara voglia emergere anche da queste piccole iniziative, che poi in chiave futura possono dare anche grandi, ma grandi serve il sostegno di tutti. Ringrazio l'attività commerciale mazzaresi che hanno sostenuto questo importante progetto. Buonasera, io qui sono come rappresentante dell'Associazione Abilmente Uniti, sono la vicepresidente Nadia Rubino, e sono veramente emozionata di vedere così tanta gente venuta proprio a partecipare in questa serata freddosa, però molto calda di emozioni, perché noi siamo riusciti veramente a raggiungere il nostro obiettivo questa sera, quello di fare un'inclusione. L'inclusione per noi famiglia è importante, è festa e deve essere una giornata di festa per tutti. E proprio per questo dietro di noi ci sono
tante famiglie che hanno voluto dare un segno a questa festa. È stata la nostra prima volta e come prima volta credo che sia andata molto bene. Il consenso nasce perché comunque c'è tanta gente che capisce e sa cosa vuol dire passare dalla disabilità, perché si tocca con mano e si vede ogni giorno all'interno delle scuole, anche fuori, le necessità che hanno questi ragazzi, e la sensibilità della nostra città è grandiosa e sono fiera di essere una cittadina mazzarese, perché per noi è un orgoglio, è un buon inizio, speriamo sempre di rinnovarci, di migliorarci, perché non siamo professionisti, siamo genitori e l'importante per noi è stato questo, fare divertire i nostri ragazzi, e loro si sono divertiti tantissimo, tantissimo, e dai più piccoli ai più grandi, perché l'inclusione riguarda anche le persone anziane, non dimentichiamo le persone anziane che hanno bisogno anche di un calore umano, di sentirsi parte integrante della città, e ci siamo riusciti in questo, perché anche associazioni di persone della terza età, della fascia così dimenticata, hanno dato un contributo, le scuole ci hanno aiutato, i licei artistici, io ringrazio Preside Ditta che ci ha aiutato con i nostri laboratori che avvengono in questo momento con i ragazzi dell'associazione, e ringrazio veramente tutti coloro che hanno partecipato, hanno voluto dare un'impronta a questo carnevale da favola, dalle aziende, dalle piccole attività commerciali, dall'amministrazione comunale che ci ha dato tanta fiducia e ha voluto darci la possibilità di esprimerci, perché esprimersi non è solo con la parola, l'espressione avviene anche con il ballo, come abbiamo visto stasera, avviene anche senza parlare, ma dimostrandolo. Questa sera la città lo ha dimostrato di esserci, grazie a Francesco Foggia, il nostro consigliere comunale, che è un leader in questo, perché si mette sempre davanti alle necessità dei nostri figli, e tutta l'amministrazione, da assessore alla pubblica istruzione, Adele Spagnolo che era presente questa sera, anche altre persone sono venute, e che dire, ringrazio veramente tutti di cuore della fiducia dimostrata, grazie. Questa musica che mi fa
mi fa scoprire il monte e non l'aldilà. Amore adesso non vietarmi di tradire, di fare il passo a pochi passi dall'altare qui. È l'uomo vivo che potrebbe rinunciare sotto il castigo poi di tramutarsi in sale. Un fior d'aliso vedi, non c'è fede in me. Vedrò sul corpo di Esmeralda se c'è me. Con le mie dita tra i capelli di Esmeralda.